Dal Vangelo di Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» E rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati alla quarta ed ultima domenica di Avvento. Dopo le due precedenti domeniche, in cui il protagonista principale del Vangelo era Giovanni Battista, oggi protagonista è Maria Santissima. Abbiamo riascoltato infatti il Vangelo della sua Annunciazione, Vangelo che avevamo ascoltato anche nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione. Vangelo quindi importante se la Chiesa ce lo ripropone. Vangelo importante perché protagonista è Maria, ma Vangelo importante perché protagonisti dobbiamo imparare ad esserlo anche noi. Anche per noi, infatti, c'è un'Annunciazione. Anche a noi il Signore manda un angelo, a volte attraverso la lettura diretta della parola di Dio, che è il nostro angelo per eccellenza, a volte attraverso qualche persona o qualche circostanza per farci conoscere la sua volontà e per chiederci la nostra collaborazione. E già, perché come Dio si era innamorato di Maria, è innamorato anche di ciascuno di noi. Ciascuno di noi, come Maria, è prezioso agli occhi di Dio, e a ciascuno di noi, come un innamorato all'innamorata, Dio ha qualcosa da chiedere, ha qualcosa da proporre, qualcosa di impossibile. Ed è proprio questa la scommessa che Lui vuole vincere con noi, perché se quello che Lui ci chiedeva fosse stato possibile, l'avremmo fatto già da soli. Invece è impossibile, come generare un figlio nella verginità, ciò che Maria si è sentito chiedere da Dio attraverso l'angelo. Anche a ciascuno di noi può chiedere qualcosa di questo genere. Noi come Maria dobbiamo imparare a dire il nostro sì. Se noi impariamo a dire il nostro sì, faremo esperienza delle tre cose che il Vangelo ci dice a proposito di Maria. Prima di tutto la gioia. L'angelo ha detto a Maria: «Rallegrati». Ciascuno di noi può essere nella gioia se dice il suo sì al Signore. La seconda caratteristica è piena di grazia. Maria ha scoperto che il suo nome, ancor più che Maria, è proprio piena di grazia, piena di Dio, fino in fondo, fino a traboccarne, fino a poterne riversare sugli altri. Dio viene verso di noi non solo e non tanto perché noi lo meritiamo,
ma perché Lui ci ama, perché Lui ci vuole bene. L'amore di Dio, infatti, non si merita, l'amore di Dio si accoglie. Io e voi, attraverso il battesimo, attraverso gli altri sacramenti, siamo pieni di Dio. E io e voi, questa grazia ricevuta, dobbiamo riversarla sugli altri. La terza caratteristica è non temere. Maria può affrontare qualunque difficoltà. Per lei, quella di essere una ragazza madre, non ancora sposata regolarmente con Giuseppe. Per noi possono essere mille altre difficoltà, ma a noi, come a lei, il Signore dice non temere. Ecco il miracolo che il Signore vuole compiere con noi, fratelli e sorelle. Regalarci la gioia, farci pieni della sua grazia, pieni di lui, nella possibilità di non temere, perché in questo modo, con la certezza del Signore vicino, saremo pronti a superare qualunque difficoltà. L'Emmanuele, il Dio con noi, è al nostro fianco, lo è realmente. Prepariamoci a questo incontro, al quale ormai mancano solo pochi giorni.